Allora, tra le priorità dei lavori che la gente del centro di Arezzo chiede è il ripristino dei bagni pubblici che una volta c'erano a Sì. Sant'Agostino. Io mi ricordo da ragazzino. Anche in Piazza del Popolo c'erano, ora non so che hanno fatto i lavori al Teatro Petrarca se sono rimasti, però Una c'erano volta dei bagni c'erano appunto i pubblici. bagni pubblici, Sì, oggi non ci sono più. Come mai? ma questa è Perché è una un cosa. cesso tutta la città. No, quello no, la nostra città, perlomeno centro storico, è deliziosa, però i bagni pubblici sono un'esigenza. Come faccio a parlare seriamente se mi fa questi C'è versi? scritto Non è possibile. genius, per farti vedere che stai con un genio, Quello lo insomma. sapevo, quello lo sapevo. Allora, di che Allora, si parlava mi sono scordata. dei bagni pubblici. Come si deve fare questa? Allora, i bagni pubblici in una città servono, perché prima di tutto servono per i turisti. Infatti, voi pensate che soltanto qualche anno fa sono stati realizzati i bagni pubblici in Piazza Grande dove si svolge la mostra dell'antiquariato. Io credo che siano stati realizzati 4-5 anni fa, fino ad allora non c'erano bagni pubblici. Questa è un'esigenza per i turisti essenzialmente. Perché? Perché il turista che viene a visitare nelle nostre città è evidente che non sempre si può fermare nei bar. È vero che i bar danno. Forniscono anche questo servizio, diciamo nell'interesse quindi della città, però è evidente che i bagni pubblici servono. Io perlomeno quando ho avuto occasione di andare a fare qualche viaggio nelle capitali europee, in effetti devo dire che questo servizio ai cittadini viene dato, ma Avanti con l'età essenzialmente, ecco, c'è anche è una per i certa turisti. incontinenza, quindi anche gli Naturalmente. abitanti, Sì, naturalmente, mentre nelle città europee c'è anche rispetto, dell'ambiente, quindi non c'è degrado, qui purtroppo ad Arezzo, forse per mancanza di controllo o forse per mancanza anche di educazione di una parte degli aretini, purtroppo, vediamo che la gente non rispetta quei O pochi forse per bagni che ci incontinenza, sono, no? Oppure, vabbè, ora ne entriamo in un argomento in cui c'entra basta la vedere. bicicletta al In cui basta suolo. vedere quello che è successo per un certo periodo in Piazza Giotto, che l'avevano ridotta a un bagno Ma guarda che pubblico, anche insomma l'hai aperto, Sant'Agostino, e anche ha messo le Sant'Agostino. cancellate sui due tunnel, Sì, apposta. apposta. Vedi, a trovarceli bisognerebbe dargli una fila di legnate tra capo e collo, Pensavo vedrai che bisognerebbe smettesse. tagliarglielo. Anche Ma così si mica. rimedia il problema. No, ma Guarda, basterebbe una fila di se vede che è legnate. un pezzo che è infrequenti l'uomini, No. quando uno fa la pipì mica c'ha un'erezione, che tagli, gli vai già giù da sé. E allora, a me bisogna fare. Io, ora, Leo, per cortesia, mi confondi anche. Allora, ritorniamo ai discorsi seri. Dunque, questa gente non ha educazione, non ha niente. Allora, bisognerebbe cercare di controllare la nostra città, presidiare la città, per rispetto di noi cittadini che Sai ci com'è? viviamo e che Una volta abbiamo quando bisogno c'erano di i un ambiente Vespasiani, pulito. che in via Oberdan, attraverso via Capitano Ardelli, c'era il famoso Vespasiano, e le guardie che controllavano che la gente si comportasse bene, la mia bisnonna, Sì. la nobildonna Marchesa Carmela Capacci, richiamava le guardie del Piscio, in una sua uscita raffinatissima. Però aveva ragione. Meglio guardia del Piscio, uno gli dice guardia di merda, Sono beh, pigli anche una d'accordissimo, querela. d'accordissimo.